Io sono Fabio Leonardi, sono il designer Argo Tractors, sono in azienda dal 2005 e mi occupo del reparto di stile e di design interno al gruppo. Sicuramente fare il designer di un veicolo occorre una grande passione per il veicolo stesso e nel caso del trattore è un oggetto molto particolare dove il design e la funzionalità devono essere sempre calibrate insieme. Il lavoro all'interno del centro stile è organizzato per diverse fasi. C'è una prima fase creativa in cui vengono visualizzate le idee e questa mi riguarda direttamente perché lavoro con figurini, bozzetti o rendering fatti a mano, proprio per visualizzare le prime idee del progetto. Poi c'è una fase successiva in cui queste idee vengono modellate e quindi si creano delle pelli di stile, diciamo, attraverso i collaboratori che lavorano con me e queste pelli poi diventeranno le future carrozzerie o le plance degli interni. C'è poi un'altra fase in cui questi modelli tridimensionali vengono renderizzati e attraverso i rendering possiamo simulare una visualizzazione fotorealistica, quindi possiamo vedere il prodotto prima ancora di realizzarlo. Ognuna di queste fasi poi viene valutata e condivisa con gli altri reparti dell'azienda, quindi il marketing, l'engineering, le piattaforme di prodotto e sicuramente la direzione che valuta e approva i vari step. C'è poi una continua verifica anche pratica al reparto esperienza tramite mock-up, che sono modelli statici, quindi solo visivi, oppure attraverso prototipi, cioè modelli funzionanti. In questo momento vediamo che il mondo automotive si sta dirigendo verso l'elettrico. Io penso che questa tecnologia non sia ancora matura per il trattore, però alcune funzioni possono essere elettrificate, alcune funzioni mirate. L'Argo Tractors ha presentato all'EIMA 2021 il modello Rex 4 Electra, dove alcune funzioni sono state elettrificate, la sala interiore, la sospensione della cabina e la gestione del cambio. Quindi questa può essere una prima evoluzione nella direzione dell'elettrico del trattore agricolo. È sicuramente una grande soddisfazione lavorare per un marchio storico come Landini, che è conosciuto in tutto il mondo e che ha una grande storia. Il design spesso è la prima cosa che arriva alla gente, che viene giudicata o apprezzata. Quindi non puoi permetterti né di sbagliare né di deludere. Occorre un grosso lavoro di squadra ed essere in continua evoluzione. Ma soprattutto il design deve comunicare quelli che sono i valori del marchio, la mission del brand, che nel caso di Landini è quello di creare prodotti sempre più evoluti, specializzati, ma con un'estrema facilità d'uso. Ci sono delle mode nel settore automotive che vengono riprese nel settore agricolo. Io penso però che il compito del designer sia quello di differenziarsi più che seguire le mode. Nonostante sia difficile in un settore dove volumi e costi sono limitati, dare comunque una differenziazione, ma sempre aumentando la funzionalità e la qualità del prodotto. Il nuovo stile Landini si è ispirato a diversi elementi. Il primo è sicuramente la grande storia del marchio e quindi prodotti storici estremamente iconici ed evocativi. Il tutto però è confluito in uno stile estremamente moderno, fluido, dinamico, che sta a rappresentare l'evoluzione e la specializzazione del prodotto rispetto al passato. Il design è sempre un compromesso tra stile e funzionalità e nel settore agricolo la funzionalità deve avere la precedenza. Lo stile non può diventare un'inutile complicazione. Un esempio concreto di compromesso tra stile e funzionalità è stata la progettazione e lo sviluppo del nuovo Rex 4, un trattore specialistico che si deve muovere all'interno di frutteti e di vigneti, quindi la forma deve essere molto pulita e molto compatta. Il progetto che più mi ha entusiasmato è stato sicuramente lo sviluppo del nuovo stile del marchio Landini, che è partito dalla gamma alta, dalla serie 7, ed è stato declinato passando dalla gamma media, specialistici, fino alla gamma dei compatti. È stata un'enorme soddisfazione all'ultimo EIMA 2021 vedere tutta la gamma Landini rinnovata con uno stile estremamente riconoscibile.